dammi il via quando si può cominciare con te. Possiamo incominciare? Cari amici, siamo al primo incontro di quello che è, per così dire, il filo rosso di questo meeting, che vuole affrontare soprattutto la tematica della libertà, come ci è stato significato dalla bellissima rappresentazione dell'Antigone di ieri sera. Il tema di oggi è: non si può mai smettere di domandare, non si può mai smettere di domandare il senso di qualsiasi cosa. Se ne fai a meno, abdichi alla libertà. Abbiamo molti ospiti oggi, quindi ritarderemo di una mezz'ora all'inizio dell'incontro come era previsto, però sono ospiti interessanti che proprio per il ruolo che hanno possono aiutarci in questo tentativo di affronto della tematica accennata. E in primo luogo voglio dare la parola al sindaco di Rimini, che questa città, che con la sua ospitalità permette quel gesto di libertà che è appunto il meeting. Invito il sindaco di Rimini. Dove vuole? Si può fare come si vuole, siamo messi lì, si può parlare in piedi, seduti alla tribuna, dove si vuole. Signor Presidente, autorità civili e religiose, ragazzi e ragazze, il caloroso benvenuto mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera città, a tutti gli ospiti, italiani e stranieri, e a tutti i partecipanti, si accompagna al ringraziamento per queste giornate di riflessione, di cultura e di festa che il meeting offre da molti anni ai cittadini riminesi. C'è una formidabile coincidenza tra il tema scelto in questa edizione e i fatti internazionali e locali avvenuti in questi ultimi giorni. Questo è il meeting della libertà e il grido di Antigone si unisce e si mescola con il grido del popolo russo davanti al Parlamento assediato e poi liberato dai carri armati golpisti. Oggi Antigone ha il volto di quel giovane quindicenne moscovita Pavel Agapov, che ho letto nelle cronache di questi giorni, saluta la madre alla notizia del golpe comunista. «Mamma, non cercare di fermarmi. Io devo andare per forza. Se dovessi morire, mi sono immesso in tasca il passaporto per farmi riconoscere. Io devo andare. Quell'esigenza, quel desiderio, quella forza misteriosa ha trovato il suo compimento nella libertà. Pavel, in queste ore, a sua madre può dedicare quello che Chekhov scrisse nel giardino dei ciliegi. Pianteremo un altro giardino, nuovo, con tanti più fiori, e tu lo vedrai, e quando lo vedrai capirai tutto e una felicità calma, profonda. Ti verrà dentro di nuovo, come il sole nella sera, e sorriderai di nuovo, mamma, vedrai. Ma l'incontro di Antigone è anche quello con la tragedia della violenza, che chiama arroganza la sua libertà, la libertà di due giovani immigrati senegalesi di vivere e di morire in un paese diverso da quello di origine. Malik e Madia hanno incontrato la ferocia criminale razzista di una moderna Tebe, il volto oscuro e disumano di chi ha tradito la libertà, l'uomo, di chi ha tradito se stesso. Ognuno di noi, tutti insieme, abbiamo il dovere di lottare per sconfiggere le leggi di una nuova Tebe.
Ci dà la speranza il giovane ragazzo russo nella piazza liberata e lo sdegno, la rabbia, la commozione che ho sentito alzarsi chiara e forte tra la gente di questa città di fronte alla follia omicida della Uno Bianca. Ringrazio ancora gli organizzatori del meeting per questa occasione che state offrendo a Rimini e alla Riviera Romagnola. È un ringraziamento che va al di là del pur importante dovere di ospitalità. Sono 12 anni che migliaia di ragazze e ragazzi, incontrandosi in queste giornate, testimoniano il bisogno di interrogare e di interrogarsi, il bisogno di conoscere e di conoscersi. Possono esserci differenze, opinioni diverse, sensibilità che rimangono lontane, ma senza alcun dubbio il meeting ha lo stesso volto pulito di questi giovani. Grazie. Grazie all'ingegner Moretti, sindaco di Rimini, per la sua amicizia e la sua simpatia. Mi dicono che in sala è presente il vice sindaco di Leningrado. Io non lo conosco, però vorrei che facessimo tutti insieme un applauso per gli avvenimenti di questi giorni. E ora la parola a un vecchio amico del Movimento che vigila sulla nostra libertà, il Ministro degli Interni Enzo Scotti. Caro Presidente, cari giovani, grazie per l'invito ad essere qui, un invito che ha voluto consentirmi di essere a fianco al Presidente della Repubblica Italiana. La verità vi farà liberi. Noi oggi siamo spettatori, ma siamo anche attori di quello che sta avvenendo in modo così profondo da sconvolgere equilibri sociali, politici. Il comunismo crolla il mito della liberazione dell'uomo, della liberazione dell'uomo dallo sfruttamento, dall'alienazione, dall'ingiustizia, così come era stato immaginato e pensato. Anche noi siamo stati condizionati in questi lunghi 75 anni di storia del mondo da questo mito. Anche noi oggi ci accorgiamo quanto questo mito abbia pesato sulla nostra vita culturale, sulla nostra vita sociale, sulla nostra vita politica. Gli stessi modelli di organizzazione delle nostre istituzioni, lo stesso modo di organizzare i partiti hanno risentito pesantemente del condizionamento
di quel mito e di quell'errore. Oggi anche noi siamo chiamati a liberarci fin dentro la profondità del nostro essere da quel condizionamento e da quel mito. Non sono sufficienti i piccoli passi, non serve la prudenza, non serve la paura della novità. Bisogna cambiare anche noi in profondità, perché i problemi della liberazione dell'uomo, i problemi della giustizia, i problemi della pace sono lì, anche dopo e soprattutto dopo il crollo del mito comunista. Noi abbiamo di fronte a noi sfide enormi. Il nostro paese ha dinanzi a te, ha dinanzi a sé responsabilità interne e internazionali di proporzioni gigantesche. Noi dobbiamo contribuire nella verità a liberare l'uomo dal bisogno, dalla paura, dalla guerra, dalla sopraffazione, dall'ingiustizia. E dobbiamo farlo assumendoci tutte intere le nostre responsabilità come cristiani. C'è di fronte a noi un futuro enorme, meraviglioso, che dobbiamo costruire giorno per giorno, nel nostro paese e fuori dal nostro paese. Non dobbiamo aver paura nell'avere alte ambizioni, non dobbiamo aver paura di cambiare, non dobbiamo aver paura di liberare noi stessi da quell'incubo che ha dominato il mondo per 75 anni. È una stagione meravigliosa che è di fronte a noi, ma è meravigliosa se abbiamo il coraggio della grande avventura, il coraggio di colui che sa quanto sia duro, quanto sia difficile il cammino dell'uomo, ma che sa anche che questo cammino dell'uomo è illuminato dalla verità e quindi dalla forza della verità. Questo è quello che è dinanzi alla coscienza, alla responsabilità di ciascuno di noi. Questo è di fronte a questo meraviglioso meeting, questo sarà l'approfondimento che voi farete, questa è la forza che dovrà sprigionarsi da queste giornate, perché fuori non abbiamo bisogno di piccoli compromessi, di piccoli passi, di paure, di timori. Abbiamo bisogno di guardare lontano con la forza e la determinazione di chi vuol giocare tutta intera una partita, assumendosi tutte le responsabilità e sapendo di poterla vincere. Grazie. Saluto con cordiali sentimenti i promotori e tutti i partecipanti al meeting per l'amicizia fra i popoli, che anche quest'anno vedrà a Rimini la numerosa partecipazione di giovani provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero per dibattere argomenti di grande rilievo generale.
nel richiamo ai valori perenni della tragedia di Antigone, ai quali si ispira questa edizione dell'appuntamento di Rimini, è racchiuso il primato della legge morale e della ispirazione religiosa che la contiene nei confronti del potere e dei suoi spietati meccanismi. Il compimento del progetto democratico è infatti destinato ad acquisire autentica sostanza nella solidarietà, nel rispetto convinto della personalità umana, della sua libertà e dignità, nella volontà di costruire l'esistenza dei singoli e dei popoli sulla base del confronto costruttivo e del dialogo. La sfida di Antigone è in realtà la sfida della libertà contro il sopruso, contro il facile conformismo, contro tutti i condizionamenti che nella nostra società attentano al pieno sviluppo della personalità ed ostacolano il cammino dell'uomo sulla via della comprensione, della tolleranza, dell'amore per il prossimo. Occorre più che mai coltivare valori che sappiano vivificare una fede convinta nell'uomo, nella sua capacità di concepire ed attuare un progetto di vita ispirato alla crescita con l'altro, alla luce di consapevoli scelte, di reale solidarietà ed in vista della crescita non solo materiale ma anche spirituale della collettività. E questo è il nobile messaggio che dal meeting viene oggi lanciato alle migliaia di giovani presenti e da quelli che ovunque nel mondo vorranno raccoglierlo, affinché le migliori energie morali di ciascuno possano sprigionarsi e concorrere ad edificare una società più avanzata, più libera e più giusta. Con tale auspicio volentieri rivolgo a tutti il mio fervido e sincero augurio di buon lavoro. Non contento di questo splendido messaggio, il presidente Cossiga ha voluto essere qui con noi. E io di questo a nome di tutti lo ringrazio moltissimo, invitandolo qua sul palco, perché in fondo è proprio un esempio opposto a quello di Creonte che abbiamo visto ieri sera, questo capo di Stato oppressivo. Perché non solo è la massima carica dello Stato, ma è un esempio di libertà per tutti, è una sponda di libertà per noi. Francesco Cossiga. Poi lo ringrazio anche perché avendo tolto la giacca a lui me la tolgo anch'io. Carissimi amici, vi chiedo scusa se dovrò parlare con la voce un po' bassa, ma ritengo che Dante, come in tante altre cose, nella Divina Commedia avesse ragione anche per quanto riguarda la legge del contrappasso. A fine di esternare mi è venuta la cordite. Mi è stato chiesto come mai io sia qui. E ai giornalisti che mi ponevano questa domanda io ho detto perché non avrei dovuto essere qui. E questo
riguarda Francesco Cossiga, che è un cittadino che viene a trovare altri cittadini che operano in libertà per l'uomo e per la pace. Sono un cristiano della comunità ecclesiale italiana che viene a testimoniare la sua solidarietà e anche la sua gratitudine a tanti ragazzi e a tante ragazze che da tanti anni sanno dare all'impegno cristiano una dimensione di autentica fantasia e libertà cristiana. E perché no anche come Presidente della Repubblica? Come Presidente della Repubblica che non ritiene di venire per niente meno ai suoi doveri di capo di uno Stato laico, sempre che per Stato laico si ritenga uno Stato che non si arroga il diritto di giudicare le coscienze e ciò che è vero o ciò che non è vero sul piano morale e sul piano religioso. Di uno Stato laico che deve rispettare le coscienze di tutti e riconoscere anche il valore dell'impegno religioso di tutti, e perché no, anche di noi cattolici. E allora non credo che sia offesa per alcuno che il capo di uno Stato laico venga a riconoscere l'apporto che alla vita civile e non solo alla vita religiosa del nostro paese da questo movimento di migliaia di ragazzi e di ragazze d'Italia. Il nostro è un appuntamento da me lungamente sperato e che ha subito molti ritardi. Non un appuntamento per conoscerci. Ci siamo conosciuti, se non con voi direttamente, ma con quelli che sono stati gli iniziatori del nostro movimento, Don Giussani e Roberto Formigoni, in giornate fredde e tristi della violenza del 1976, quando a me, giovane ministro dell'interno, ahimè non con i capelli bianchi ma con i capelli perfettamente neri, Aldo Moro consegnò un pezzetto di carta con un numero di telefono e due nomi, Giussani e Formigoni, invitandomi a prendere contatto con essi. E il primo incontro fu in una stanza fredda del Ministero dell'Interno, dove con Don Giussani e con Roberto Formigoni, prima di entrare a parlare di cose non precisamente allegre, ci accorgemmo di leggere gli stessi libri, di credere nelle stesse cose, anche se naturalmente con ruoli, con accenti diversi, dovuti ai ruoli che erano diversi. Ci siamo poi incontrati nel corso di quegli anni dolorosi in una vecchia chiesa romana dove era solito venire a trovarvi anche Aldo Moro, che in voi sperava e in voi aveva fiducia. E io, Cossiga con la K e con le due S, fui spiritualmente accanto a quei ragazzi di CL, portatori sì loro di una vera intransigenza contro l'illegalità e contro l'arbitrio, sfidavano senza odio ma con determinazione e in nome della libertà, quasi soli in quegli anni, la violenza di una generazione che
una falsa utopia di libertà e di giustizia ha bruciato e verso la quale non credo, né come cristiano né come uomo di Stato, di portare oggi un giudizio politico di comprensione senza offendere voi, quei ragazzi che la libertà non ha parole difeso in quel giorno nelle università e nelle scuole italiane. Ci siamo trovati tante volte, in privato, in pubblico, ci siamo anche bisticciati, ma soltanto tra amici ci si può bisticciare, è tra nemici che cala il silenzio. Avevo promesso a Roberto Formigoni, a Cesano, avevo promesso a Senese, di venire quest'anno da voi. Poi, forse nell'inconscio, cercai una scusa nella legge del contrappasso. Ma ebbi anche una preoccupazione, persona discussa a quale mi trovo ad essere, di non compromettere questo vostro incontro trascinandovi nelle mie piccole cose e nelle ancor più piccole cose che mi vengono rifacciate e di cui io sono accusato. Però ho ritenuto di poter venire qui in libertà, di trovare la vostra indulgenza e, se vi è tribunale al quale sono pronto a sottomettermi, nella mia presunzione non ce n'è altro, ma il vostro tribunale io sono pronto ad accettarlo come sono pronto ad accettare il vostro giudizio. E vengo in una stagione magnifica, in una stagione di libertà, in una stagione di speranza, in una grande stagione di responsabilità. Nel 1989 ha cominciato a soffiare un vento impetuoso, quello che ha rovesciato i muri, sradicato le cortine, riempito i fossati e restituito la libertà a popoli dal nome antico e glorioso: il popolo polacco, il popolo ceco, il popolo slovacco, il popolo ungherese, il popolo bulgaro e il popolo rumeno. E quel vento ha continuato a soffiare impetuoso. E tutti, pur nella prudenza, minore per voi, maggiore per noi, che abbiamo responsabilità di Stato, abbiamo sperato che quel vento, che già aveva travolto tanti miti tra i popoli dell'Unione Sovietica, spirasse pienamente, in modo tale da far trionfare la libertà su una delle utopie più tristi e più ingannevoli della storia dell'umanità, il comunismo. Il comunismo è oggi finito. Non lo diciamo con l'alterigia dei vincitori. Noi lo diciamo con la responsabilità di chi sa che quella tremenda utopia incatenò per decine d'anni milioni di persone,
dentro l'Unione Sovietica e fuori l'Unione Sovietica. La caduta del comunismo, che segna una data epocale nella storia politica, civile e culturale dell'umanità, apre un capitolo nuovo e tutto da esplorare nella storia d'Europa, nella storia dell'Europa cristiana, nella storia della cultura europea, nella storia della politica europea, nella storia dell'Europa cristiana. Dopo 1000 anni, forse, le due parti storiche della unica Chiesa cattolica verranno a trovarsi contigue e forse mischiate tra di loro, la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente. Forse noi non siamo in grado di comprendere il significato mistico, e cioè misterioso, di ciò che sta accadendo in questi giorni. Un grande pensatore, uno che forse un giorno vedremo sugli altari e un giorno forse sentiremo essere il dottore della Chiesa del secolo XIX, John Henry Newman, diceva che le realtà visibili sono sacramentali delle cose invisibili e che le cose visibili devono servirci a comprendere le uniche cose reali, che sono quelle invisibili. Questo vale anche per i fatti storici dei quali oggi noi siamo testimoni. E per la prima volta nella libertà, quella libertà di cui fu ostacolo, quella teocrazia che diede vita per 800 anni all'impero russo e che trovò la sua continuazione, mutatis mutandis, nella dittatura comunista, si incontrano non solo la Chiesa d'Occidente e la Chiesa d'Oriente. Si incontrano due grandi culture, la cultura d'Occidente, quella in cui noi siamo stati educati come uomini e come cristiani, e la cultura d'Oriente di cui abbiamo potuto bere soltanto qualche sorso: Dostoevsky, Soloviev, Berdajev, i grandi mistici russi, i grandi scrittori che hanno rappresentato l'anima e la passione del popolo russo. E sul piano politico, i popoli dell'Unione Sovietica, perché non mantenere questo nome? Perché sovietico vuol dire dei comitati, e questo nome è in quella parte della storia dei popoli russi, dei popoli sovietici, che segnò il passaggio dal regime zarista ad un effimero regime di democrazia. Non solo il Parlamento borghese, ma anche i soviet degli operai, dei contadini e degli intellettuali, infatti, furono le prime reali vittime dell'avvento dello stalinismo. Ebbene, per la prima volta i popoli di quella che è l'Unione Sovietica entrano nell'Europa. Nulla sarà più uguale dopo questi giorni di passione e di libertà, per i quali imperaturo sarà il nostro debito verso i popoli dell'Unione Sovietica, verso il popolo russo, verso il popolo coraggioso, valoroso e vittorioso della città di Mosca. Come cristiani, quindi, come cittadini dell'Italia,
come europei ci aspetta un avvenire in parte ignoto, ma che sta a noi costruire nella ricchezza di un animo europeo che in modo miracoloso sta per raggiungere, io mi auguro, una mistica unità. Il crollo definitivo del comunismo non significa però che sia venuta meno la ineguaglianza, la povertà, l'emarginazione, che siano venute meno le ragioni della lotta per la liberazione, per l'indipendenza, per la vera libertà, per l'eguaglianza. Sarebbe un grande errore ritenere che la caduta del comunismo faccia venir meno le sacche di ingiustizia e che minore debba essere il nostro impegno per l'uomo, per la libertà e per la giustizia nel mondo. E questo apre grandi prospettive anche nel nostro paese, all'azione della Chiesa italiana, all'azione dei cattolici italiani, così come all'azione di tutte le forze politiche, sociali e culturali del nostro paese. Così come in Europa, anche in Italia apre grandi prospettive alla Chiesa, che dalla caduta del comunismo può acquistare una maggiore libertà verso le cose del tempo, non costretta ed arroccata come fu negli anni 50 nella difesa essenziale della sua libertà temporale e della indipendenza del nostro paese, che per essere sede del Vicario di Cristo era la guarentigia territoriale e temporale di questa libertà. Il venir meno della minaccia strategica, ideologica, comunista, susseguita al crollo del sistema dei cosiddetti stati del socialismo reale, al crollo del potere cosiddetto socialista, e mai parola fu oggetto di rapina come l'uso del socialismo, del termine socialismo, da parte del movimento comunista. La riconquista della libertà politica da parte dei paesi dell'est, del centro e degli stessi paesi dell'Unione Sovietica ridona alla Chiesa in Europa e alla Chiesa in Italia una grande libertà, anche rispetto alle strutture politiche istituzionali di evangelizzazione e di testimonianza a favore dell'uomo e della libertà. E apre ai cattolici italiani, ai cristiani italiani, un grande spazio per un impegno libero, pluralista, a favore dell'uomo, della libertà e della crescita della comunità temporale come premessa perché ciascuno possa, per sua libera scelta, crescere nella verità dello Spirito. Un impegno pluralista e differenziato, in cui l'impegno politico del cattolico, e per politico qui intendo il servizio alla comunità, non sia ristretto nelle strutture di un partito, di un solo partito, e non solo a livello di partito. Grandi meriti certamente ha avuto il partito in cui unitariamente i cattolici italiani si sono trovati nella difesa della libertà e dell'indipendenza del nostro paese. A questa votarsi del partito dei cattolici italiani alla causa nazionale
ha dovuto di necessità contrapporsi una limitazione delle sfere di libertà e di pluralismo dell'impegno dei cattolici in politica. Così come inevitabile fu che il movimento unitario politico dei cattolici italiani, nei momenti in cui unità voleva dire difesa dell'essenziale, si trovassero ad occupare, e non solo simbolicamente, tutti gli spazi del politico o del sociale. Oggi io credo, e voi ne siete stati gli antesignani, che sul terreno politico, che non si esaurisce nel terreno dell'impegno nelle istituzioni, ma che l'impegno nella società, nelle comunità a favore dell'uomo, io credo che i cristiani d'Italia abbiano diritto e abbiano la possibilità di trovare la propria libertà e di arricchire la testimonianza della Chiesa intesa come comunità ecclesiale nel servizio della comunità temporale italiana. E quei cristiani i quali riterranno storicamente opportuno e necessario ritrovarsi ancora in un partito, lo potranno fare con maggiore libertà e con maggior utile per la società temporale. Oggi, mentre vengono meno i motivi per i quali l'unità dei cattolici in un unico partito era mai una prescrizione teorica, ma era una norma morale pratica che poneva alcuni valori in primo piano rispetto ad altri, anche col sacrificio delle proprie particolarità. Oggi un partito di cristiani ha un senso nel nostro paese solo se sui problemi reali che le istituzioni devono affrontare, sui problemi reali della gente, un partito di cristiani non si pone più come struttura difensiva di valori che chiedevano l'unità, non come apparato di raccolta, gestione e controllo del consenso per l'esercizio del potere, ma un partito di cristiani si pone come un partito di cittadini che nel grande patrimonio morale e nel grande insegnamento della dottrina sociale della Chiesa trovano il motivo nella loro libertà e con scelte libere e pratiche di cui portano la responsabilità di servire il proprio paese e di testimoniare la verità cristiana nel tempo. È per questo che noi abbiamo bisogno di grande fantasia dalla Chiesa d'Italia, abbiamo bisogno di grande fantasia dai cattolici italiani. E voi abbiamo bisogno di fantasia, di coraggio e di libertà. E voi avete in questi anni testimoniato a favore di questa fantasia, di questo coraggio e di questa libertà. Io sono venuto qui prima di iniziare le mie vacanze, perché voi sapete che trasportarsi a 1000 metri d'altezza in una caserma del Corpo Forestale per me non ha significato assolutamente, così come per Andreotti a Cortina fare delle vacanze, almeno nel senso comune del termine.
prima di iniziare delle vacanze, io forse avevo bisogno di scrollarmi addosso qualche po' di tristezza. Tristezza per accuse, insinuazioni, giudizi, forse molti dei quali meritati, e tristezza quindi giusta, perché è il riflesso della propria coscienza, ma almeno per una piccola in parte, credo, ingiusta e quindi senza nessun dovere di sopportare la tristezza. E sono venuto anche perché in questo lasso di tempo in cui io eserciterò il mio mandato prima di diventare uno dei tanti della gente comune e non trovarmi più tra gente di palazzo ed essere palazzo io stesso, non c'è cosa meno appropriata che far finta di non far parte del palazzo. Io sono scomodo nel palazzo, però faccio pure parte del palazzo, in modo da non essere comodo per gli altri abitanti del palazzo, ma sempre nel palazzo sono. E allora sono venuto a prendere un po' di riposo interiore, di consolazione e di speranza tra voi. Speranza non per me, speranza per il nostro paese, per il mio paese, che ho cercato di servire così come ho potuto, ma credetemi, in serenità di coscienza e per quello che mi è stato possibile con l'aiuto di Dio in spirito di verità, sono venuto a prendere questo refrigerio spirituale, come si diceva nei vecchi libri di pietà, e anche questa speranza qui, e vedendo i volti di tanti ragazzi e di tante ragazze, di chi, pur non essendo più ragazzo o ragazza, ha mantenuto sempre nel suo cuore e nella sua mente la freschezza di quegli anni tristi o gioiosi, vedendo tutti questi visi, puliti, allegri, determinati, ebbene io ho pensato e vado via di qui certo che la Chiesa d'Italia e la comunità politica italiana può anche grazie a voi sperare nel proprio futuro. Qual è il mio saluto? Siate liberi. Siate liberi dal potere e siate liberi dalla demagogia contro il potere. Siate freschi. Abbiate la fantasia dei figli di Dio. Tenetevi fermi nella libertà, nel servizio dell'uomo, nel servizio della pace, nel servizio della Chiesa e nel servizio della comunità temporale di cui Dio vi ha fatto cittadini. Abbiate la speranza cristiana che è la sostanza della certezza delle cose future. Auguri a tutti.
Bene, intanto che se ne va ringraziamo il Presidente perché è venuto, come ha detto, a comprometterci. Noi non abbiamo paura di essere compromessi, siamo già abbastanza compromessi, anzi vogliamo comprometterci di più se ci lasciano fare.